I trofei Will Up Motestate hanno regalato un weekend di spettacolo e motociclismo sul tracciato di Franciacorta. Tante le iniziative presenti nel paddock che hanno fatto divertire grandi e piccini. Il trial di Fabio Lenzi ha regalato numeri mozzafiato nell'apposita area trial, mentre gli appassionati di enduro si sono divertiti nel bellissimo fettucciato creato dal Motoclub Leonessa. E per curiosi e appassionati, test ride Harley Davidson con la concessionaria di Brescia, che ha messo a disposizione i modelli 2017 per un demo ride d'effetto. I bambini si sono dilettati nel baby parking Biridilla e nel percorso dell'educazione stradale con corsi teorici e pratici, messi a disposizione da FMI, Polizia di Stato, Motoambulanza e Lions. In pista, il folto programma di gara ha regalato emozioni a non finire. Dopo la mattinata di prove, la giornata di gare è iniziata con il CV Junior. In pista la Pre-Mini GP con Davide Conte vincitore della battaglia su Ceccherelli e Bernardi. Soddisfazione per i colori bresciani nella spettacolare Mini GP. Manuel Rocca ha conquistato un fantastico terzo posto alle spalle di Andrea Natali, vincitore, e Colin Weyer in terza posizione. Una bella prestazione per Manuel, bravo a conquistare il podio alla seconda gara della carriera, tra le ruote alte. Hanno concluso il programma del CIV Junior le ovale, vittoria di Liguori nella 110 e di Giallini nella ovale 160-190. E dopo i giovani campioni di domani, spazio alle categorie dei trofei Will Up Moto Estate. Ad aprire il programma la 600 Moto Estate Moto di Serie e subito Show e Festival Bresciano, grazie a Luigi Brignoli e Fabio Samarani che hanno dato vita a una bella battaglia nelle prime battute di gara. Con il passare dei giri Brignoli è riuscito a staccare Samarani e concludere vittorioso sul tracciato di casa. Terzo posto per Francesco Curinga, campione europeo salita, che ha approfittato dell'uscita di scena di Nicolo Giri a terra mentre era terzo. Brescia sugli scudi anche nella 600 Moto di Serie. Michele Filippi ci prende gusto con la vittoria e dopo Varano vince sul tracciato di casa, staccando un ottimo Giorgio Besana al primo podio stagionale. Terza posizione per il bresciano Hermes Fada, che ha avuto la meglio su Graziano Mele e Davide Frusconi. Cavalcata solitaria di Niccolò Barbiani nella Mini Open. Il bresciano ha staccato fin da subito gli avversari, arrivando così a braccia alzate sul traguardo, bissando il successo di Varano. Seconda posizione per Fabio Ferri, che conferma l'ottimo momento. Al terzo posto Mauro Goffi, rientrato una tantum nella categoria. In una folta griglia di partenza, il migliore delle 300 è stato il talentuoso Bernabé, primo davanti a Gentile e Cavotta. Assolo di Walter Bartolini nella 1000 Moto Estate. Il forte pilota romagnolo, in sella alla GPM, ha subito staccato la concorrenza e fatto gara solitaria. Alle sue spalle Massimo Boccelli, autore di un weekend positivo, culminato con il podio. Terza piazza infine per il pilota di Chiari, Francesco Fratus, in festa davanti ai suoi tifosi. Nella 1000 moto di serie, affermazione per Giampaolo Cristini, che ha preceduto Nicola Nasato e Niccolò Ornati in terza posizione. Luca Maggio nella Race Attack 600 ha conquistato la vittoria in gara 1 e nella seconda manche ha finito secondo, piazzamento che gli è valso il primo successo stagionale. Sul podio con il forte pilota milanese Luca Verdi e Davide Rolando. Nella Race Attack 1000, doppietta di Andrea Maestri, vincitore assoluto, che festeggia il primo centro in carriera. Sul podio con lui Massimo Maroni e Massimo Palladino, terzo, a pari merito con Luciano Vitiello. Il prossimo appuntamento sarà il 17-18 giugno sul circuito di Modena, dove vi aspettiamo per venire a vedere dal vivo tutte le gare dei trofei Moto Estate.